Buonasera a tutti. Invece che il quarto d'ora accademico abbiamo aspettato 10 minuti, anche perché il dottor Valmori, secondo me, ha tante cose da raccontarci. Quindi sì, ma noi ti lasceremo parlare, perché se... Niente, allora io vi rubo solo il tempo giusto per presentarvi il dottor Valmori, che ha fondato ed è il CEO di Imagine Line ed è il direttore responsabile di un giornale informatizzato Agronotizie. È un accademico, è un imprenditore, vi ho appena detto un giornalista, autore di volumi specialistici e approfondisce da oltre 30 anni i temi dell'innovazione tecnica informatica nel settore agroalimentare. Nello 1988, giovanissimo, ha fondato Imagine Line, dando vita a questo network di portali oggi conosciuti in tutta Italia e da quasi tutte le aziende agricole italiane: Fitogest, Fertilgest, Plangest e Agronotizia, come vi dicevo. E nel 2000 mi dà un'informazione interessante e crea una community che oggi ha 266.000 operatori nel settore agricolo, quindi è molto diffuso sul nostro territorio. Altre cose importanti nel settore delle web application in agricoltura: c'è il quaderno di campagna, che è uno strumento reso obbligatorio alcuni anni fa dalla legislazione e che l'agricoltore doveva scrivere. Lui è entrato nelle aziende agricole in modo informatico e quindi adesso è possibile gestirlo in modo appunto informatizzato. Niente, io non vado oltre, gli lascio la parola perché anch'io sono curioso di sentirlo. Ti segnalo io il tutto, direi alle 5, 6, sì, 6 e mezza. Molto bene. Allora, io sto lontano, quindi così non utilizzo la mascherina. Tengo anche il microfono lontano perché altrimenti rimbomba, lo tengo solo perché per questioni di registrazione altrimenti non entra l'audio. Parleremo di cosa vuol dire agricoltura tradizionale, cosa vuol dire agricoltura sostenibile e come ci si sta muovendo per rendere questa agricoltura sempre più sostenibile. Vi lascio poi dopo, per chi è interessato alla presentazione e tutto quanto, perché è una cosa che ho fatto espressamente per voi. Professore, buonasera. Buonasera. Sì, tanto anche se non mi vedete siete molto tranquilli lo stesso, l'importante è che riusciamo a vedere quello che si proietta. Ah, guarda, abbiamo tutta la vita davanti. Ecco, cioè, l'unica che si doveva spegnere è rimasta. Ah, ottimo. Allora. Così potete dormire tranquilli, non vi vedo neanche, sono molto sereno. Ok, allora, partiamo dal di qui, partiamo da quello che faccio io. Io mi occupo di dirigere una testata giornalistica che si chiama Agronotizie, che pubblica più o meno 30 notizie al giorno solo ed esclusivamente di agricoltura. È una testata giornalistica, online che ho fondato 20 anni fa e che raggiunge, una community di 270.000 persone. Noi lavoriamo per raccogliere tutte le novità che ci sono nel settore agrario e aiutare gli agricoltori a comprendere meglio quali sono le ultime varietà, le ultime innovazioni, gli ultimi prodotti che si possono utilizzare e come fare in modo che questi prodotti vengano utilizzati al meglio per garantire la salute del consumatore e dell'agricoltore, che è il primo che deve essere tutelato. Qualche numero, così almeno sapete cosa faccio. Oggi abbiamo 274.000 iscritti, negli ultimi 30 giorni sono iscritte 1.270 persone,
Di questi 270.000 iscritti, 96.000 sono proprio agricoltori. Gli altri sono docenti universitari, rivenditori di mezzi tecnici, produttori, tecnici, consulenti e così via. Però è interessante già il fatto che ci siano circa 100.000 agricoltori in Italia che utilizzano queste tecnologie. L'età media degli iscritti è 53 anni, quindi non è un sito per giochi o cose del genere, si parla proprio di attività agricola, quindi l'età media va in questa direzione. Ok, vediamo se... penso che tu possa anche abbassare, perché tanto siamo pochi, solo per questioni di registrazione, immagino. Abbiamo un forum su cui ci sono 1975 argomenti su cui la gente continua a dialogare e approfondire, e ogni giorno vengono viste 62.000 pagine. Quindi di fatto, pensate a 62.000 pagine, calcolate che una risma di carta è 500, 62.000, vi rendete conto un pochino di quante cose vengono scaricate. Non stiamo neanche lì a raccontarci quanto c'è di risparmio energetico, di carta, di tutto il resto, di carburante per mandare in via questa informazione. La mia idea all'inizio era che, visto che l'informazione è un dialogo tra cervelli, bisogna fare in modo che la carta non serva. E se non serve la carta non serve l'inchiostro, se non serve la carta e l'inchiostro non serve il cellophane, non serve il gasolio per trasportarla, non serve tutto quello, il camion, la gomma e tutto il resto. Mentre un'idea, un'informazione deve transitare possibilmente utilizzando oggi come oggi le nuove tecnologie. Calcolate che questi discorsi qua purtroppo io li ho iniziati a fare 34 anni fa, quindi mi guardavano tutti come se fossi un alieno. Bene. Questi 270.000 iscritti hanno alcune caratteristiche. Il 35% abbiamo visto che sono agricoltori, quindi più di 90.000. Il 15% sono consulenti. E è incredibile, ma in agricoltura c'è un folto numero di consulenti. Ce ne sono complessivamente circa 100.000 di consulenti che lavorano in Italia, tra agronomi, agrotecnici, periti agrari, tecnici che lavorano nelle cooperative, tecnici che lavorano nelle organizzazioni professionali e così via. E di questi quasi 30.000, anzi più di 30.000, sono dentro ai nostri servizi. Questi consulenti aiutano gli agricoltori ad applicare tutte le novità che ci sono. E nella mente di molti c'è questa visione quasi bucolica dell'agricoltura, che butti il semino, raccogli la mela. In realtà è tutta un'altra storia, c'è bisogno di tecnica, di sapere esattamente come si muovono le leggi. Io mi occupo, tra le altre cose, di una banca dati di tutti gli agrofarmaci. Calcolate che in Italia sono registrati qualcosa come 2.000 prodotti che possono essere utilizzati per aiutare la pianta a superare gli stress, a combattere i parassiti e così via, e tutti gli anni c'è circa il 10% di queste etichette che subiscono variazioni. Quindi vuol dire che l'agricoltore dovrebbe essere costantemente informato. Dove non arriva l'agricoltore c'è il consulente, dove non arrivano l'agricoltore e il consulente ci sono queste banche dati che permettono agli operatori del settore di svolgere la propria attività. Interessante anche la questione degli studenti, che dal mio punto di vista rappresentano il futuro del settore, e quindi avere anche un discreto numero di iscritti come studenti mi rende particolarmente felice. L'obiettivo dell'agricoltore 4.0 è quello di fare community per condividere idee. Vi dico anche un'altra cosa come base: nella fantasia di tutti c'è l'agricoltore. La brutta notizia è che l'agricoltore non esiste, perché non c'è proprio l'agricoltore, è una fantasia che raccontiamo al cittadino. Il risicoltore, ok, che fa il riso a Vercelli, se lo mettete a dialogare con uno che fa arance sotto i piedi dell'Etna, sembrano due specie completamente diverse, perché uno non sa cosa fa l'altro, ok? Chi alleva vacche, se lo fai parlare con uno che si occupa di selvicoltura, sono due mondi completamente diversi. Quindi l'agricoltore in senso lato non esiste. In realtà esistono dei coltivatori, ognuno specializzato per la propria coltura. E una volta che abbiamo scoperto che in Italia ci sono più di 300 specie agrarie, che vanno dal albicocco asparago fino allo zucchino,
ok? Capite che c'è una varietà di informazioni che devono essere fornite e anche di tecniche che devono essere applicate in campo, che è praticamente tendente all'infinito. Inoltre in agricoltura c'è il grosso problema che è tutto là fuori, quindi tutte le variabili che vanno ad impattare sulla produzione cambiano non di giorno in giorno, di ora in ora, no, di secondo in secondo, e quindi c'è una mole di dati che è incredibile e che deve essere gestita dall'agricoltore. Io non lavoro da solo, grazie a Dio, e questa è la mia squadra. Ovviamente io sono il più vecchio, perché essendo quello che ha inventato l'azienda 34 anni fa, con me ci lavorano tutti i ragazzi molto, molto più giovani. Calcolate che per fare in modo che un ragazzo che esce dall'università, sia che abbia fatto informatica, sia che abbia fatto agraria, per fargli capire un po' quello che facciamo, ci vogliono circa 2 anni di formazione post, perché l'informatica applicata all'agricoltura non è così consueta e così diffusa. Bene. Qual è il nostro obiettivo come azienda? È quello di coltivare innovazione, quindi coltivare piante, innovazione, quindi tecnologia, partendo dalla conoscenza. Cioè noi dobbiamo partire da ciò che si sa e che c'è di innovativo per trasformarlo in conoscenza da fare avere agli agricoltori e a chi applicano, a chi deve applicare queste tecniche. E dal mio punto di vista questa immagine è quella un pochino più emblematica del nostro lavoro. Le nostre fonti sono sempre libri, volumi, pubblicazioni, gazzette ufficiali, testi e teste universitarie, le mettiamo all'interno di contenuti informatici e le utilizziamo per seminare e concimare l'agricoltura italiana. Allora, l'argomento di oggi è agricoltura tra il passaggio dell'agricoltura tra il tradizionale e la sostenibilità. Visto che purtroppo sono giornalista, ho il vizio di cercare di capire bene cosa significano le parole. Agricoltura tradizionale, quindi cosa vuol dire tradizionale? Vuol dire della tradizione, quindi un qualcosa che ha a che fare con qualcosa che si ripete nel tempo. E da una parte i cicli delle colture tendono ad essere tradizionali, perché si ripetono anno per anno. Ma in realtà non c'è niente di più innovativo e che ha bisogno di cambiare come l'agricoltura. Calcolate che, purtroppo per fortuna, abbiamo superato gli 8 miliardi e la superficie a disposizione è sempre la stessa. Quindi se noi producessimo ancora come producevamo 100 anni fa, avremmo metà della popolazione che non avrebbe il cibo per alimentarsi. Quindi è necessario fare in modo che questa tradizione, che è poi alla base della cultura agricola, si trasformi in innovazione e passi attraverso quella cosa che viene definita sostenibilità. Cos'è la sostenibilità? Facciamo un giro dal vostro punto di vista. Cosa vuol dire fare agricoltura sostenibile? Dai, parti te. Quindi, ok, quindi che sia in qualche modo abbia poco impatto con l'ambiente e permetta di sfruttare le risorse negli anni a seguire. Altre idee sulla sostenibilità? Vabbè, non vi stresso più di tanto. Questa è un'immagine di agricoltura tradizionale. Capite che è molto tradizionale, però non è sostenibile, nel senso che mancano alcuni aspetti della sostenibilità. Sicuramente è etica, sicuramente è in linea con le esigenze naturali, ma probabilmente un'agricoltura di questo genere manca di una gamba della sostenibilità, che è quella economica. In realtà la prima volta che si è parlato di sostenibilità è stato nel 1992, durante la prima conferenza ONU sull'ambiente. È interessante, cioè questa frase dal mio punto di vista è estremamente interessante e molto evocativa. Cos'è la sostenibilità? È la condizione di un modello di sviluppo,
Quindi non ha a che fare solo con l'agricoltura, solo con la pesca, solo con la produzione di alimenti, ma qualsiasi cosa. Per fare questo telecomando si può lavorare nell'ottica della sostenibilità, perché anche fare questo telecomando è un modello di sviluppo di qualcosa. Quindi è una condizione di un modello di sviluppo che sia in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti. Quindi devo essere in grado di, nel caso dell'agricoltura, dar da mangiare a quelli che ci sono adesso, ok? Ma allo stesso tempo senza compromettere le possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Più la leggo, più mi viene la pelle d'oca. Cioè, tu come persona devi essere in grado di soddisfare, attraverso la sostenibilità delle tue azioni, delle tue attività, quello che devi fare, perché altrimenti non stai facendo bene il tuo lavoro. Ma devi farlo in modo che le esigenze che avranno le generazioni future, e che non sappiamo quali saranno, non siano compromesse dalle cose che hai fatto te. Quindi qui c'è tantissima etica, c'è tantissima consapevolezza, ma c'è anche un impegno enorme. Ve lo dice uno che ha 4 figli, grandi tra l'altro, e quindi quali saranno i bisogni delle generazioni future avanti nel tempo è un'incognita incredibile. Quindi molto bene il rispetto, ma probabilmente non sarà sufficiente il rispetto. Dovremo trovare dei modi anche per aumentare, migliorare, fare in modo che il nostro ambiente e tutto ciò che facciamo sia in grado di fare qualcosa di più rispetto a quello che è stato fatto fino adesso, perché aumentando il numero di persone su questa bella navicella che è il pianeta, dovremo cambiare molto probabilmente le tecniche da adottare in campo. Questa è interessantissima dal mio punto di vista. La sostenibilità ha sempre 3 aspetti. Sociale, quindi il rispetto della persona, ambiente, quindi il rispetto della natura, ed economico, quindi il fatto che tu stai facendo un'attività economica. Ok? La cosa che è veramente complicata è fare in modo che gli aspetti di carattere ambientale riescano ad avvicinarsi a quelli di carattere economico e a quelli di carattere sociale, ma devono essere particolarmente centrati per essere sostenibili, perché se sono solo ambientali ed economici, coltivo marijuana e la vendo, ok? Faccio qualcosa di male all'ambiente? No, coltivo marijuana. Economicamente funziona? Sì, quindi ho fatto un'attività realizzabile, perfetto, ma non è sostenibile perché sotto il profilo sociale manda la rovina. Con questo schema qui noi possiamo descrivere qualsiasi attività umana e in funzione di come la spostiamo ha un impatto diverso. Il ragazzo prima che arava col cavallo, sicuramente ambientalmente molto bello, socialmente ce la poteva fare, quindi stava lavorando nell'ambito della vivibilità, ma mancando l'aspetto economico non era sostenibile. Si era creato un mondo vivibile, ma nel tempo non sostenibile. Stessa cosa se tu fai investimenti che sono economicamente e socialmente utili, ma sotto il profilo ambientale portano alla rovina. E anche in questo caso tutte le questioni legate all'inquinamento e non inquinamento e così via. Io do lavoro per fare un bellissimo impianto di lavorazione del piombo o del mercurio, ok? Quindi pago i miei dipendenti e faccio un business interessante, probabilmente anche equo, ma se poi scarico nei fiumi non è più sostenibile. Quindi capite che tutte le attività che possono essere fatte, devono essere fatte con un equilibrio che tende ad ottenere questa cosa qui, che è la sostenibilità. Cosa si è fatto in agricoltura per andare verso questa sostenibilità? Vedremo e affronteremo dopo alcuni aspetti, dal mio punto di vista, importanti che vanno verso questa direzione. Se avete domande o se c'è qualcosa di poco chiaro, interrompetemi, perché dopo altrimenti
perdiamo il filo di quello che stiamo dicendo, quindi è meglio che se avete domande me le fate, che poi vediamo di rispondere immediatamente. Queste ve le lascio, e questa dal mio punto di vista è una delle immagini che vediamo un pochino più evocative della problematica della sostenibilità. Se non abbiamo la consapevolezza che bisogna stare qui, non abbiamo capito cos'è la sostenibilità. Facciamo cose che gli si avvicinano, ma se manca è un tavolo con tre gambe, se ne manca uno crolla assolutamente. Se vi dico pan, cosa vi viene in mente? Ovviamente Peter Pan. In realtà in agricoltura e nell'ambito della sostenibilità il PAN sta per Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Cosa sono i prodotti fitosanitari? Sono quei prodotti che si possono utilizzare in campo per la difesa delle colture, per il diserbo e così via, quelli che i non addetti ai lavori chiamano pesticidi, ok? Una volta li chiamavano i veleni. Mi ricordo che mio nonno andava nel campo a dare il veleno contro gli insetti, perché una volta dicevano così. In realtà sono dei prodotti che sono tra i più normati sulla faccia della terra. Io che lavoro anche con le multinazionali, mi diceva ad esempio, per dirne una, Bayer, che si fa molto prima a registrare una nuova aspirina che viene utilizzata in ambito umano che registrare un nuovo prodotto che deve essere utilizzato in agricoltura. Quindi c'è un rigore di normativa che è incredibile. I nuovi prodotti fitosanitari devono rispettare talmente tanti vincoli che se un agricoltore utilizzasse il vino, una bottiglia di vino, per fare un trattamento, non lo potrebbe usare perché dentro c'è l'alcol etilico che, essendo cancerogeno, non lo puoi dare sulla pianta, però te lo puoi bere. Ok? Quindi stiamo parlando di prodotti che sono ipernormati. Cosa dice la normativa in quest'ambito qua? Cioè, cosa è stato fatto di utile per il consumatore? È un'idea che è iniziata già nella fine degli anni 90. Fatto niente, giuro, ero qui. Ok. È iniziata all'inizio degli anni 90 e ha definito che si deve andare sempre di più verso una difesa fitosanitaria sostenibile. Quindi nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto delle persone, ma che permetta poi all'agricoltore di riuscire a fare agricoltore, perché altrimenti non mangia. Sono stati definiti essenzialmente tre tipi di agricoltura. Io ci scommetto che agricoltura biologica sapete cos'è, l'avete sentita. Ok, ma difesa integrata, la differenza tra difesa integrata obbligatoria e difesa integrata volontaria già è abbastanza complicata da raccontare a una persona normale che mangia alimenti. In realtà il fatto che ci siano tre tipi di agricoltura cambia tantissimo il modo in cui all'interno dell'azienda agricola viene fatto tutto il ciclo produttivo. Cioè, una cosa è produrre un asparago in difesa integrata obbligatoria, in difesa integrata volontaria o in agricoltura biologica. Adesso vediamo quali sono queste differenze che dal mio punto di vista sono fondamentali da far sapere al consumatore. Abbiamo detto che ci sono due tipi di difesa integrata. La prima è quella di base, vale a dire dal 1 gennaio del 2014, quindi già da un pochino, non esiste più quella che si chiamava una volta la difesa calendario oppure la difesa cosiddetta convenzionale delle colture. Se seguite dei dibattiti sull'agricoltura biologica, viene detto che c'è l'agricoltura biologica e quella convenzionale. Non esiste più sta roba. C'è o l'agricoltura integrata o l'agricoltura biologica. Se noi prendiamo l'agricoltura integrata, quindi la difesa integrata, dal gennaio del 2014, per poter fare qualsiasi intervento fitosanitario, quindi per poter fare qualsiasi operazione di difesa della pianta da un attacco di un fungo o di un insetto, l'agricoltore deve preventivamente essere in grado di avere accesso, quindi devono conoscere, disporre e avere accesso a informazioni meteo. Se sai che fra due ore piove, non fai il trattamento. Se non è stato sufficientemente caldo per far sviluppare il patogeno, è inutile che fai il trattamento. Il patogeno non c'è.
se non c'è stato il primo volo del parassita, è inutile fare il trattamento, perché probabilmente non lo trovi neanche in campo. Quindi dati meteo, risultato della rete di monitoraggio, vado in campo e controllo esattamente quello che c'è, conto il numero di parassiti che ci sono e sulla base di quello che ho raccolto in campo decido cosa fare. Quando lo decido, in funzione delle soglie di intervento, se la presenza di un parassita, afidi, quindi i pidocchi delle piante, non è detto che alla comparsa del primo pidocchio io debba sparare insetticida sulla pianta. Probabilmente finché non ne ho almeno 1/2 per foglia, loro si creano un loro status naturale, arrivano addirittura i loro parassiti che li parassitizzano e si crea un equilibrio. Quindi il fatto di aver definito per ogni avversità qual è la soglia oltre la quale è necessario fare gli interventi fa sì che l'agricoltore possa intervenire solo quando è necessario. Poi ci vogliono delle strategie antiresistenza, ma qui non vi voglio stressare. Esistono dei bollettini territoriali, ovvero ci sono delle autorità a livello di regione e provincia che dicono agli agricoltori quando possono e quando devono iniziare a fare i trattamenti, e in più ci devono essere dei materiali informativi che dicono all'agricoltore come fare al meglio il proprio lavoro. In pratica deve essere rispettato in modo molto molto preciso essenzialmente tutto quello che è riportato nell'etichetta ministeriale di ogni singolo prodotto. Abbiamo detto che ci sono qualcosa come 2000 prodotti che possono essere utilizzati, è impossibile pensare che ogni singolo agricoltore sappia a memoria 2000 etichette, quindi lì entra in aiuto il consulente che dà una mano in funzione di ogni singola coltura, ma anche la tecnologia, perché fino a 20 anni fa era impensabile che un agricoltore andasse in campo con un portatile o alla sera quando finiva di lavorare si mettesse a accendere un computer per andare a vedere ste robe. Ma adesso normalmente è sul trattore con uno smartphone. Normalmente adesso il trattore se ne va per i fatti suoi e lui interviene solo ed esclusivamente per farlo girare in fondo alla fila. Quindi ha anche il tempo materiale per documentarsi e per stare costantemente aggiornato. Quindi di fatto sta succedendo che l'agricoltore è uno dei professionisti che trae maggiore vantaggio da questi oggetti qui, perché riesce ad avere sempre a portata di tasca quei materiali informativi e quei manuali che gli servono per applicare al meglio la difesa integrata obbligatoria. Se noi invece vogliamo come agricoltori fare qualcosa di più per tutelare l'ambiente, oltre a fare queste cose qui, dovremo anche rispettare delle norme che si chiamano disciplinare di produzione integrata. Ve la complico un po'. Sapete che in Italia l'autorità per decidere cosa deve essere fatto in agricoltura è stata delegata alle regioni. Quindi non esiste un modo di produrre alimenti in Italia, ne esistono 21. Perché abbiamo 19 regioni più 2 province autonome di Trento e Bolzano. Qual è la coltura più diffusa in Italia che c'è dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia? La vite. Voi calcolate che per fare la vite della stessa varietà in 21 posti diversi ci sono 21 tecniche diverse. Quindi in qualche regione può essere ammesso un prodotto, in altre regioni non è ammesso, in alcune regioni bisogna intervenire ad una soglia, in altre regioni in altre soglie. Però tutta questa apparente complicazione va nell'ottica di limitare il più possibile i prodotti utilizzabili, limitare il numero di interventi, fare in modo che siano resi obbligatori dei trattamenti con dei prodotti con diverso meccanismo d'azione in modo da non provocare la resistenza. Non so se avete mai sentito parlare della resistenza in noi umani agli antibiotici, ok? Noi dovremmo utilizzare il meno possibile gli antibiotici, perché se ci abituiamo agli antibiotici, quando ne avremo bisogno, arrivederci e grazie, perché siamo riusciti a creare della resistenza. Voi calcolate che la stessa cosa deve essere fatta nelle piante, ma nelle piante non una, in 300 specie diverse di piante, quindi anche qui capite il livello di complessità che ci può essere. Ci sono alcune soglie di intervento molto, molto più complicate da applicare, sono vincolanti al fine di ottenere
la certificazione, e se l'agricoltore decide di applicare la difesa integrata volontaria, ha il vantaggio che può, deve applicare dei disciplinari di produzione, ma di fatto può ottenere anche dei contributi, non tantissimi perché si parla di qualche centinaio di euro ad ettaro, ma cosa interessante, può applicare il marchio di qualità. Mi dici come si legge? SQNPI. Qui adesso esce un attimo il giornalista. Ma secondo voi si potrà utilizzare un marchio che si chiama SQNPI, che non si riesce a dire neanche in italiano? Ok? Dove non c'è un filo di riconoscimento dell'italianità, non c'è la bandiera? Ok? E per rappresentarmelo c'è un'ape obesa che emette peti. Perché secondo me sta emettendo peti. Ok? Questo è il marchio di qualità dei prodotti italiani. Ci sono degli ampi margini di miglioramento, sotto il profilo della comunicazione secondo me ci sono ampi margini di miglioramento, ma noi non possiamo intervenire in quest'ambito. Calcolate solo che l'agricoltore, per potersi dotare di questo bollino, deve applicare queste tecniche di produzione, e in più è sicuro di essere controllato, perché nella difesa integrata obbligatoria vieni controllato se sei sorteggiato. Nella difesa integrata volontaria sei controllato dall'ente di certificazione, che prima di darti il bollino viene a controllare il 100% degli appezzamenti casa degli agricoltori. Dicami. E sottolinea che la difesa integrata obbligatoria la devono fare tutti gli agricoltori della comunità europea. Ah, ma dopo finiamo con una slide in cui riusciremo a capire perché dobbiamo comprare europeo e perché dobbiamo comprare italiano, perché altrimenti diventa solo una questione regionalistica o nazionalistica. Invece sono dei dati oggettivi, il problema è che non vengono raccontati, sono nascosti nelle pieghe della legge. C'è un altro tipo di agricoltura che è rappresentata da questo marchio, che è l'agricoltura biologica. Un minuto, mi date la definizione di cos'è secondo voi l'agricoltura biologica? Per pietà, mi dite cos'è? Secondo voi, da che cosa sono caratterizzati i prodotti biologici? Prego. Voi due vi astengo, perché voi siete informati sui fatti. Cos'è un prodotto biologico? Che caratteristiche ha? Dai, tanto lo sapete. Se no non lo paghereste di più, cioè è evidente. Cos'è un prodotto biologico? Che differenza c'è tra un prodotto biologico e uno non biologico, perché non ha un'altra definizione, integrato? Non dovrebbe utilizzare dei fitofarmaci? Dovrebbe utilizzare dei... Ok, quindi meno fitofarmaci, altre caratteristiche che dovrebbe avere un prodotto biologico? Solo meno fitofarmaci. Quindi a livello di salute, contenuto di altre sostanze? OGM niente. Ok. Vedi che c'è questa visione un po' bucolica dell'agricoltura. E? Vabbè, intanto vediamo di capire bene cos'è il prodotto biologico, perché questo è molto interessante. Allora, probabilmente dopo mi odierete, però almeno vi dico la verità. I prodotti biologici sono prodotti che per legge devono essere prodotti applicando solo ed esclusivamente prodotti di origine naturale. Fai bravo, io continuo a non fare niente. Quindi prodotti di origine naturale. Quindi per la difesa delle colture si possono utilizzare solo prodotti di origine naturale, tipo il piretro, alcuni prodotti specifici come il rame, lo zolfo, che si trovano anche in natura. Okay?
Per fare le concimazioni si possono utilizzare solo sostanze organiche, quindi di origine naturale, quindi possono arrivare da letame, pelle, sangue, cuoiattoli e cose di questo genere, ma non puoi utilizzare il fertilizzante chimico. Che raccontato così è ancora molto interessante, ma non si parla di tossicità o non tossicità, non si parla di numero di trattamenti. Facciamo un esempio pratico, produzione di uva in Trentino, dove è un po' freschino e piove anche abbastanza spesso. Se tu vuoi fare l'uva in Trentino, l'uva ha la caratteristica che tutte le volte che piove un po' c'è un fungo che si chiama peronospora, per cui tu devi fare un trattamento perché altrimenti la peronospora entra nella pianta e fa marcire l'uva, essenzialmente, non arriva alla produzione. L'unica cosa che si può utilizzare è il rame, essenzialmente, perché il rame fa una copertura sopra alla foglia, perché evita che il parassita si vada a mettere in contatto, si vada ad attaccare e che possa entrare all'interno degli stomi. Allora, con la produzione normale, quindi la cosiddetta difesa integrata, normalmente in Trentino si riescono a fare dai 3 ai 5 agli 8 trattamenti, perché hanno una copertura abbastanza lunga e intervengono solo quando c'è la peronospora in atto. Visto che invece per fare la difesa biologica devi fare trattamenti preventivi, ogni 3-4 giorni devono fare dei trattamenti a base di rame. Quindi succede che alla fine della campagna ne hanno fatti anche 25 o 30. La stessa cosa per le mele, che ha il problema dell'articolatura. Quindi è una cosa bellissima che vengono utilizzati i prodotti naturali, ma di fatto i trattamenti sono molto di più. E queste cose qui il consumatore non le sa. Tra l'altro non si parla neanche di tossicità, perché vi ricordo che il rame è un metallo pesante e non fa proprio benissimo. Cioè io sono andato come giornalista ad una presentazione di un'azienda molto importante di coltivazione di pomodoro. Era il 2014, non so se vi ricordate, ma è stato l'anno con la maggior piovosità. Ogni 2-3 giorni durante tutto il periodo estivo pioveva sempre. Okay? Io sono andato in campo con tutti questi giornalisti, io ero l'unico tecnico che sapeva di cosa stavamo parlando, perché i giornalisti normalmente arrivano, ascoltano e scrivono quello che gli viene detto. Siamo andati in mezzo a questo campo e vi garantisco i pomodori erano blu. Blu di solfato di rame, non è che stessero facendo delle robe assurde, ma c'era acqua per terra perché era piovuto e i pomodori erano blu. E allora l'agricoltore gli ha spiegato che erano blu perché piovendo dovevano fare tutta una serie di trattamenti e quindi il ciclo del pomodoro in quelle condizioni è di circa 4 mesi dalla messa a dimora alla raccolta. Facevano un trattamento ogni 3-4 giorni, 2 trattamenti alla settimana. Se sono 4 mesi per 4 settimane, sono 16, per 2 sono 32 trattamenti di rame su quel pomodoro. E io sono arrivato alla conclusione che tu il pomodoro biologico lo paghi di più non perché è più sano, ma perché è metallizzato, è come la vernice della macchina. Se la compri metallizzata la paghi di più, giusto? Ma il consumatore non le sa ste robe, assolutamente. E secondo me sarebbe anche il caso di iniziare a fare un po' di chiarezza. La normativa ti dice che devi garantire un alto livello di biodiversità, quindi devi creare delle infrastrutture ecologiche per salvaguardare gli organismi utili, ma ti dice anche che devi utilizzare prodotti fitosanitari a base di sostanze attive, non di sintesi chimica. Ve ne dico un'altra, uno dei prodotti che veniva più utilizzato in assoluto nell'agricoltura biologica era un prodotto che si chiamava rotenone. Okay? Il rotenone aveva la caratteristica che aveva un elevatissimo potere abbattente, nel senso che tu quando facevi il trattamento moriva tutto. Insetticida, cioè un insetticida contro gli insetti. Quindi quando tu entravi in campo facevi il trattamento contro gli afidi, quindi i pidocchi, ma poi ti ammazzava anche tutti gli organismi utili. Quando è stato il momento di rinnovare l'autorizzazione, quindi le aziende dovevano presentare i dossier
per chiedere che venisse riregistrato, perché nel 2000, nei primi anni 2000 sono state revisionate tutte le molecole. Le aziende non hanno presentato la documentazione perché aveva dei parametri di tossicità talmente elevata che non si sarebbe potuto utilizzare neanche nell'agricoltura integrata. Quindi era sì di origine naturale, ma non faceva proprio benissimo. Vi ricordo che anche la cocaina è di origine naturale e non fa benissimo, ma anche un bel calcio piazzato bene nelle parti basse è di origine naturale, ma anche quello vi garantisco che non fa benissimo. Però c'è ancora questa cosa un pochino da chiarire. Alla fine ci portiamo a casa che fine dei trattamenti a calendario, si interviene solo quando c'è bisogno. Se vuoi utilizzare questo marchio devi applicare i disciplinari di produzione e devi rispettare degli altri vincoli. Se vuoi fare agricoltura biologica devi utilizzare solo prodotti naturali. Queste sono le tre regole di base per tutta la produzione sostenibile fatta in Europa dal 2014. Tutto ruota su una cosa che dal mio punto di vista è molto interessante, ovvero il fatto che si applica una cosa che si chiama agricoltura di precisione, ovvero dobbiamo intervenire nel momento giusto, utilizzando le giuste quantità e localizzando nel punto giusto, ovvero dove la pianta ha dei problemi. Chi ci può aiutare per fare tutte queste cose giuste, visto che abbiamo detto che abbiamo 300 specie, c'è una varietà incredibile, ci sono le condizioni climatiche e così via? Ci sono alcune cose che possono aiutare per andare verso un'agricoltura più sostenibile. La prima che condivido con voi è la questione dell'agricoltura digitale, ovvero aumentare il livello di conoscenza. Cioè io intervengo solo quando c'è bisogno, utilizzando i prodotti che impattano di meno. Per fare questo ho bisogno di un quantitativo esagerato di informazioni. Da una parte ho bisogno di avere sulle trattrici, questa sembra una macchina da Formula 1 ma è un banalissimo trattore, cioè guardate che io non sono in grado di guidare un trattore, io faccio 65-70 mila chilometri l'anno in auto, ma se mi danno un trattore, io sono pilota acrobatico dell'aeronautica militare, ma se mi danno un trattore io non sono in grado di farlo, perché c'è talmente tanta tecnologia che è imbarazzante. Cosa serve tutta questa tecnologia? Vi faccio un esempio. Se tu devi fare un trattamento, una cosa se vai a occhio, altra cosa se hai il satellite che ti guida e eviti che ci siano delle sovrapposizioni. Se tu quando fai la semina non esiste un appezzamento che sia perfettamente regolare, o è un pochino più lungo, più largo, cioè l'appezzamento quadrato ce l'hanno solo in Olanda, avendo fatto bonifiche, se lo sono fatti, ma in Italia non esiste, quindi ci sono dei problemi di sovrapposizione, le semine doppie, quindi passi una volta, poi ci ripassi di nuovo con la seminatrice, invece con l'agricoltura di precisione utilizzi il quantitativo giusto di prodotto fitosanitario, mezzo tecnico, concime, seme, in funzione di quello che serve e sei guidato dal satellite. E anche questa è una tecnologia che è stata resa disponibile negli ultimi 10 anni. Poi ci sono quelli che si chiamano Farm Management Information System, ovvero sono dei programmi che girano sul computer che permettono di controllare ogni singola attività che viene fatta sulla coltura. Quando è stata seminata, quando ha avuto i primi attacchi, quando hai fatto i trattamenti, e questo ti serve anno per anno per imparare dai dati e fare in modo di utilizzare sempre meno mezzi tecnici. Calcolate che l'agricoltore li paga i prodotti che utilizza e meno ne impiega meglio è, ok? Quindi risparmia se utilizza meno prodotti. Quindi l'idea dell'agricoltore che spara prodotti fitosanitari perché non ha niente da fare, cioè non esiste proprio più, cioè l'agricoltore utilizza i prodotti che gli servono nella dose che gli serve per fare il proprio lavoro, ma cerca di risparmiare il più possibile, perché adesso negli ultimi 15 giorni le materie prime sono schizzate, ma vi garantisco che anche prima costavano parecchie, ma ci sono dei prodotti in confezione da 10-12 grammi che costano 250-300 euro. Ok, quindi prima di andare a fare un trattamento su un ettaro con un prodotto da 200 euro, l'agricoltore ci pensa tre volte, quindi più ha dei sistemi che gli permettono di ragionare, meglio è. Questi qui si chiamano GIS, ovvero sono
Sono dei computer che, guardando da satellite, sono in grado di interpretare cosa c'è, l'umidità, le mappe di resa, quanto ha fatto quel grano in una certa zona. Il fatto che si possano utilizzare queste mappe fanno sì che tu, ad esempio, dai il concime che serve in funzione del punto in cui ha prodotto meno, perché se era già produttivo non hai bisogno di fare questo tipo di attività. Ci sono dei sistemi che permettono di vedere in base all'andamento climatico se ci saranno o meno dei parassiti. Quindi questi qui si chiamano Decision Support System, DSS, e in base a dati che arrivano dalle centraline permettono agli agricoltori di sapere quando trattare. Poi ci sono delle cose strane. Questa qui è una foglia elettronica. Cosa serve una foglia elettronica? Per sapere realmente se le foglie di fianco della pianta sono state bagnate oppure no. Cosa serve sapere se la foglia è stata bagnata oppure no? Beh, serve per sapere se ci possono essere dei parassiti che sono entrati, dei funghi che entrano solo se c'è la foglia bagnata. Tu installi un po' di queste foglie qui, loro raccolgono i dati e il sistema ti dice se trattare oppure no. Questa cosa qui, stranissima, è di fatto una specie di forchetta che si mette nel terreno. All'interno di questa forchetta viene fatta passare della corrente elettrica a bassissima tensione. In base al fatto che venga trasmessa da un punto all'altro, passando da questi due intermedi, ti fa capire qual è la conducibilità elettrica, che guarda caso dipende dall'umidità che c'è nel terreno. Quindi con un sensore di questo genere tu puoi decidere se irrigare o meno, ovvero se c'è molta acqua lui conduce elettricità, quindi non hai bisogno di irrigare. Se invece c'è poca acqua, si apre direttamente in automatico l'irrigazione. Il problema dell'agricoltura in ambito sostenibilità è che usa molta acqua. L'agricoltura utilizza più o meno il 75% di tutte le acque dolci. Ok? Quindi se noi con queste tecnologie riusciamo a ridurre anche solo di una percentuale bassa, risparmiamo tantissima acqua, perché è il settore in cui si consuma di più. Questo qui è qualche esempio per farvi vedere. Questo è un programma che si chiama Quaderno di Campagna, che è quello che utilizziamo noi, in cui geolocalizziamo, l'abbiamo proprio fatto noi, in cui geolocalizziamo tutte le unità produttive. Su ogni unità produttiva siamo in grado di predire le previsioni meteo, siamo in grado di dire com'è cambiato il clima negli ultimi 30 giorni, quando è piovuto, temperatura minima, media e massima e precipitazioni. E avendo a disposizione questi dati, senza installare neanche una centralina, perché arrivano tutti da satellite e rielaborazione, gli agricoltori con un semplice computer riescono a sapere cosa fare per ogni singola attività che devono fare in campo. Questo è il digitale può aiutare. L'altra cosa che può essere molto utile per aiutare il consumatore a capire la sostenibilità dei prodotti è quello di riuscire ad avere dei sistemi di rintracciabilità, ovvero dei sistemi che ti permettono di sapere dove è stato fatto, come, quell'alimento che mangi. Io compro riso, ma il riso mi arriverà da Vercelli o mi arriva dal Vietnam? Perché una volta che è diventata materia prima, invece ci sono dei sistemi che permettono di tracciare esattamente cosa c'è dentro di una scatola attraverso delle tecnologie. Adesso non vi voglio neanche spiegare che si chiama blockchain. È come andare dal notaio per dire: guarda che quel riso l'ho fatto proprio io, o questa albicocca l'ho fatta proprio io, e permettono di dire al consumatore: guarda che questa uva da vino è stata fatta in questa azienda agricola che si trova a 13 km da te, è stata fatta col metodo di difesa integrata volontaria, è fatta da quell'azienda agricola lì in particolare su quell'appezzamento lì, con la possibilità di vedere la mappatura di cosa è stato fatto. L'agricoltore può addirittura mettergli le foto per far vedere al consumatore cosa diavolo sta mangiando, e di fatto creare una relazione tra chi coltiva e chi consuma. E sembra fantascienza, in realtà si fa già normalmente. Ci sono degli agricoltori che vendono direttamente al consumatore, che utilizzano queste piattaforme per comunicare. Altra cosa che ci può aiutare tantissimo è la meccanizzazione evoluta, la meccanizzazione 4.0. Teniamo in considerazione che l'agricoltore è sempre stato
un ambito, l'agricoltura è stato sempre un ambito in cui si è cercato di innovare molte volte ancora prima che queste innovazioni arrivassero in altri settori. Sapete che cos'è questo qui? Cos'è secondo voi questo oggetto qua? Che ha a che fare con l'agricoltura attuale e è iniziato ad essere utilizzato, vedremo tra un po'. Questo qui è un satellite. È il satellite, è il primo satellite meteo che è stato lanciato in orbita con gli obiettivi di monitorare il clima e che è utilissimo e che è stato utilissimo anche per gli agricoltori. Secondo voi da quando è che è stato messo in orbita un oggetto del genere? No, è stato messo nel 60. Quindi è da 60 anni che esistono delle tecnologie per aiutare anche le aziende agricole a ad applicare meglio le informazioni meteo. Questo qui nel 1904 è stato il primo trattore cingolato a vapore. Ok, quindi negli ultimi 120 anni sono state fatte tutte queste cose qua. Il primo trattore cingolato, questo qui è un primo trattore snodato che è stato messo a punto nel 1911 e è un trattore che ha 4 ruote motrici e in più è snodato, quindi riusciva ad andare in qualsiasi punto. Qui è quando è stato inventato, nel 1926, l'attacco a 3 punti, ovvero fare in modo che l'attrezzo fosse fisicamente attaccato al trattore. In questo modo il trattore era in grado di erogare più potenza. Una cosa è trainare qualcosa, un attrezzo, altra cosa è fare in modo che sia diretto all'interno della macchina. Questo qui è il primo trattore, il Cassani, che utilizzava il motore diesel, quindi la prima applicazione di motore diesel in campo. E ultima cosa che andiamo a vedere è legato a questo mondo qui, è il tipo di evoluzione che c'è stato nel tempo. Nel XVIII secolo, fino al XVIII secolo, dagli albori si è lavorato a mano. Nel XX secolo, la prima rivoluzione verde, si è passato alla forza animale. Poi dopo, nei primi anni 90, quindi a poco più di una trentina d'anni, si è iniziato a fare agricoltura di precisione sfruttando i satelliti che avevamo messo per il meteo, ci si è accorti che si potevano anche vedere informazioni a terra, quindi si è iniziato a fare l'agricoltura di precisione. Adesso si va sempre di più verso un'agricoltura robotizzata. Ha senso parlare di agricoltura digitale? C'è un futuro per questo tipo di attività? Noi adesso ci troviamo veramente a metà strada, cioè abbiamo gli agricoltori che stanno ancora guardando a quello che hanno sempre fatto, ma stanno iniziando a guardare verso un futuro che sarà sempre più legato all'utilizzo di tecnologie digitali. Adesso non vi annoio con troppe informazioni, ma vi faccio vedere, dopo questa qui ve la lascio, vi faccio vedere questa cosa qui. Questo qui è un robot teleguidato da satellite che è in grado con i pannelli solari di andare in giro per i fatti suoi. Con questa telecamera legge cosa c'è davanti e individua le malerbe, quindi le infestanti, le erbacce, ok? Invece di fare il trattamento su tutto il campo come si faceva fino a 10 anni fa, guardate cosa fa. Lui va e spruzza il diserbante sulla fogliolina della malerba. Si riescono ad ottenere, tutto controllato attraverso smartphone, si riescono ad ottenere dei risparmi di prodotto, quindi di diserbante, impensabili. Tu lo prendi, lo porti col trattore all'inizio dell'appezzamento e lui durante tutto il giorno va. Adesso ne stanno facendo uno che con una telecamera che lavora ad infrarossi riesce a lavorare anche la notte, quindi non ha bisogno di luce e così via. E questa sembra fantagricoltura, invece si fa già. L'utilizzo dei droni. I droni permettono di avere
Allora, i satelliti riescono ad inquadrare con una precisione di un metro e mezzo di superficie. I droni riescono ad avere una precisione fino a 2-3 centimetri, quindi se una foglia di una vite è attaccata da peronospora, con il drone si riesce a vedere, si riesce a mappare tutta la superficie. I droni vengono anche utilizzati per fare dei trattamenti mirati con degli insetticidi o con dei prodotti particolari. Vi spiego. Esempio pratico. Esiste un parassita che si chiama lepidottero, quindi un bruco, chiamiamolo così, che si chiama la processionaria del pino, che sono quei vermicelli che si attaccano uno con l'altro, poi arrivano in cima ai pini. Fino un po' di tempo fa, quando le pinete venivano attaccate, in primavera, prima che arrivassero i turisti, c'erano i trattamenti contro la processionaria, perché tra l'altro ha anche la caratteristica di essere molto irritante, quindi andava abbattuta. Capite che per fare un trattamento si sparava più o meno ovunque, perché dovevi beccare le processionarie. Adesso si fa primo passaggio col drone che in base alla temperatura delle foglie vede che dentro ci sono i nidi che hanno una temperatura più alta, perché dentro ci sono degli esseri viventi, sti benedetti lepidotteri. Quindi passando il drone si accorge che in quel punto c'è una famiglia di processionarie, mappa la foresta, sa che ce ne sono 74 di sti punti, torna e fa il trattamento solo in quei 74 punti, arrivando proprio sul nido e spruzzando direttamente il prodotto. Quindi nessun problema per l'ambiente, perché tratta solo il target, e un risparmio enorme di prodotto. Queste invece sono palline che contengono all'interno un microorganismo che si chiama tricogramma e serve per controllare dei lepidotteri. Sono delle palline, in pratica sembrano di cotone, con dentro le uova di questo parassita. Loro lo prendono, lo mandano in volo e una volta che è in volo arriva vicino alle piante che sono attaccate e fa cadere direttamente le palline con le uova. Poi del maito. È incredibile, 5 anni fa era impensabile fare una cosa del genere. Venivano appunto lui vedete che ha tracciato tutto il percorso che doveva fare e lui fa in modo di utilizzare il prodotto solo dove serve. Sto per terminare. Non è sufficiente utilizzare tutte queste cose e fare in modo di produrre meglio. Diventa fondamentale, ma veramente fondamentale, che il consumatore sappia apprezzare ciò che viene utilizzato. Adesso qui c'è un errore, non so perché. Allora running in circles and you don't belong. I always knew that this day would come. It's
time to break free, meet me on the run. What am I leaving? Running from? I look up to the open sky, hopes in my heart, dreams in my eyes. Will I ever make it right this time? And all I can do, and all I can do is try. Questa qui è una campagna pubblicitaria che ha fatto una linea di supermercati con lo slogan finale: noi siamo quello che mangiamo. E secondo me un passaggio fondamentale che dobbiamo fare è quello di avere la consapevolezza che i primi a dover applicare criteri sostenibili, dal mio punto di vista, sono i consumatori. Che avendo consapevolezza di ciò che mangiano e di come ciò che mangiano incide sulla loro salute, hanno in mano delle armi molto interessanti per fare in modo che la sostenibilità prenda piede il più possibile. Vi lascio la presentazione anche con altre cose che purtroppo per tempo non riusciamo a fare: i tre paradossi del cibo, tanti grassi e tanti ipermagri, il fatto che buttiamo via tante di quelle cose che hanno dell'assurdo, e una consapevolezza. Noi più o meno durante la vita consumiamo da 30 a 60 tonnellate di cibo a testa, da quando nasciamo a quando moriamo, tenendo in considerazione quelli che sono i pesi medi e la vita media di ognuno. In pratica sembra un errore, ma quei due omini sono là, e durante la vita è come se ognuno di questi omini si fosse mangiato tutto questo materiale qua. Noi filtriamo tutto ciò che mangiamo, ok? Quindi noi dovremmo avere la consapevolezza che abbiamo un DNA che è fermo a 150.000 anni fa. In 150.000 anni è cambiato il nostro modo di vivere. Prima combattavamo in mezzo alle foreste, adesso viviamo qui. Prima ci nutrivamo di quello che trovavamo e avevamo dei momenti di panico incredibile, adesso viviamo completamente tranquilli nei nostri uffici, nelle nostre case. Prima mangiavamo cose molto semplici, adesso mangiamo cose estremamente complesse, ma con il DNA di 150.000 anni fa. Sarebbe bello curarsi con frutta e verdura, sarebbe bello farlo con prodotti europei, ma ancora meglio con prodotti italiani. Questo è l'ammontare, quindi il numero di campioni che avevano dei problemi di prodotti fitosanitari. Consumando prodotti italiani, in pratica hai 4 volte in più la sicurezza di avere un prodotto sano. Quindi noi dovremmo decidere cosa mangiare, consumare prodotti il più possibile freschi, non condizionati, e avere l'accortezza di mangiare cose italiane. Grazie per il vostro tempo, scusate se mi sono un po' dilungato.
Ripetita Juve. È importante perché nessuno sa questa cosa. No. Questa cosa qui andrebbe attaccata fuori di da tutti i supermercati d'Italia, cioè comprate italiano, ma non perché lo dice il supermercato, perché ci sono dei dati oggettivi, questi qui sono del Ministero della Salute, non mica fatti io, eh. Cioè noi paghiamo per fare queste indagini qua. Dietro quella linea blu, avete visto cosa c'è dietro? Certo, perché...